Partire proprio da questo luogo simbolico che è questa villa, che è stata confiscata, è stata vittima di un attentato già 10 mesi fa e che ancora non è stata appunto bonificata, sistemata e ancora non è chiaro che cosa, quale sarà il suo futuro. Calcedonio Catalano, Angela Talluto, Vincenza Lafata, Serafino Lascari. Lo Stato siamo noi. Ecco, le vittime innocenti di mafia sono state dei rivoluzionari perché hanno restituito, impegnandosi fino alla morte sul versante della legalità, credibilità e fiducia allo Stato, alle istituzioni. Sono stato io che pretendo uno Stato che prenda posizione, che non sia titubante nel dimostrare che non ha paura della mafia e dei suoi attentati, che non accetta la corruzione come normale e che non favorisce l'omertà e l'indifferenza. Sono convinto che quell'incendio sia stata una intimidazione mafiosa senza precedenti e che quel fatto criminale non abbia cessato di produrre i suoi effetti. Tecnicamente è un reato continuato. Quell'incendio impedisce all'amministrazione locale, ai cittadini per bene, di tornare lì dentro. Quel bene confiscato è la sconfitta dello Stato nei confronti delle mafie. Non ci possono essere risposte come questioni economiche. Diciamola, diciamolo con forza, diciamolo oggi. Speriamo che questa nostra richiesta arrivi anche ai livelli istituzionali a cui deve arrivare, ma che nessuno si senta escluso in questa riflessione. Capiamo come risolvere questo problema. Non è accettabile che passi altro tempo, visto che ne è già passato tanto. (Applausi)